Le elezioni amministrative di Bari del prossimo anno si avvicinano a grandi passi. Il centro-sinistra è ancora lontano dal poter offrire una proposta unitaria. A dare però una forte spinta per riavviare il processo partecipativo è stata ieri sera l'assemblea pubblica dell'associazione politica La Giusta Causa, guidata dall'avvocato barese Michele Laforgia. Non si parte dal nome dei candidati né tantomeno dalle larghe intese, ma da ciò che si vuol fare, dai programmi, puntando a riaprire il dialogo con la gente. Questa è l'opinione comune emersa dal confronto pubblico al quale la presenza dei principali esponenti del centro-sinistra ha dato autorevolezza. Dal governatore Emiliano al predecessore Vendola, dal sindaco De Caro al segretario PD De Santis, passando per tanti consiglieri e assessori comunali e regionali di oggi e di ieri. Io sono nella coalizione di Franco Cassano e non in quella di Massimo Cassano. Cioè, per me quella è la... E lo voglio dire. La Forgia è il principale sostenitore del prima il confronto e i programmi, poi i nomi, ma non chiude all'ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Bari. Io sono di quella scuola che pensa, ma lo abbiamo detto ampiamente, lo hanno detto tutti stasera, che non ci si candida, si viene candidati. Perché c'è qualcuno che te lo chiede, qualcun altro diverso da te, perché c'è una richiesta che viene dagli altri. Alla fine la strada che porterà al candidato sindaco non è detto che sarà quella delle primarie. Le primarie non hanno nessun senso se prima non si capisce chi siamo e cosa vogliamo fare. Quando si è capito chi siamo e cosa vogliamo fare, possiamo discutere dei candidati. E a quel punto può darsi che non abbiamo tutti in testa le medesime idee sui candidati e bisogna confrontarsi. Quella è l'unica ipotesi nella quale si può pensare alle primarie, che è uno strumento che non mi entusiasma, che non ha dato prova entusiasmante di sé, soprattutto a Bari, ma della quale, come ho detto poco fa, certamente non abbiamo paura. Sulla stessa linea il sindaco De Caro. Speriamo di riuscire a trovare, come dire, il modo per scegliere insieme un candidato unitario senza fare le primarie che ci portano alle lacerazioni. Se non ci riusciremo, non ci riusciremo. Adesso concentriamoci sul futuro della nostra città.